Ciao cari, come va? Come state? Avevo deciso di tornare a fare video in questi giorni, non mi aspettavo che l'avrei fatto proprio oggi. Quello che vi sto per dire è particolarmente importante, prendetene nota. Sto facendo questo video lunedì 6 giugno alle 10 di sera. È importante perché in questa situazione il tempismo è qualcosa di fondamentale. Fate bene caso all'ora e al giorno. Avevo chiaramente deciso che sarei tornato, ma non sapevo come, non sapevo in che modo, non sapevo con che video. Ci sono molti argomenti di cui mi piacerebbe parlare, per esempio tutte le varie reazioni d'odio che sono derivate dalla presenza di Dellie e di Morta a Ciao Darwin, oppure delle varie reazioni che ci sono state a seguito del servizio di Nadia Toffa riguardo ai manga e al Giappone. Anche se appunto so di essere in ritardo, il problema è che appunto per circa 2 mesi e mezzo non ho avuto il computer. Adesso ce l'ho. Solo che appunto, boom, quest'oggi sono stato colpito come da un fulmine dall'argomento del video. Quella di cui vado a parlarvi essenzialmente è la mia esperienza personale. Circa verso le 6, le 7 del pomeriggio ho visto questo video condiviso sulla home da parte di un mio amico Michele, che è anche un admin del mio gruppo. Mi sono incuriosito e l'ho guardato. Poco dopo ho visto lo stesso video condiviso su due gruppi di cui faccio parte, Liberi di Leggere e YouTube Arena. Ma non c'entra nulla col discorso, è solo per farvi capire che questo video sta diventando virale nel momento stesso in cui io sto parlando, quindi i numeri che io vi porterò adesso, che voi sentirete nel mio video, quando poi li vedrete nel video saranno probabilmente un decimo rispetto a quello che nel frattempo saranno diventati. Ma appunto, qual è il video in questione? È il primo video di questo nuovo personaggio del web, che si chiama, il suo nickname è Zolletta. E la mia esperienza appunto qual è stata? Ho visto il video appunto verso le 6, 6 e mezza, 7 di sera, e mi è piaciuto tanto. Ho detto, cavolo, questo è un bel personaggio, è troll, ha un'ironia pungente, prende tutti per il culo al punto giusto. Mi sono iscritto subito alla sua pagina, sono andato a guardare un po' e ho visto che era stato appena caricato un secondo video. Questo secondo video appunto è con De Carli. Mi sono disiscritto subito dalla pagina. E perché mi sono disiscritto? Perché ho notato tante incongruenze rispetto al modo in cui questo personaggio si propone, rispetto a ciò che questo personaggio vuole essere. Chiaramente Leonardo, io non ho nessun astio nei tuoi confronti, ci mancherebbe. Non ti seguo, ma non per cattiveria, solo che io non faccio parte del tuo target, credo anzi che tu proprio non voglia essere seguito da me, hai un pubblico diverso. Ma quali sono le cose che appunto mi hanno lasciato perplesso? Prima cosa, i dati numerici. Io qua ho due foglietti perché prendo sempre appunti, perché se no mi dimentico le cose che devo dire. Questi sono i dati del primo video, che è stato caricato sabato 4 giugno alle 6 di sera. Io ho preso questi dati lunedì verso le 9:30 di sera, quindi a 2 giorni dall'uscita del video, primo video, c'erano 59.000 visualizzazioni, 2.200 mi piace e 560 condivisioni. Il secondo video invece, a 3 ore dall'uscita, aveva 14.000 visualizzazioni, 1.100 mi piace e 79 condivisioni. Questi numeri puzzano un po'. Oh, puzzano molto, e vi dirò di più, io non vedevo questi numeri dal caso Sabri Gamer e dal caso Francesco Sole. E appunto, come sappiamo, Sole è stato un personaggio costruito ad hoc, mentre appunto la Sabri Gamer ha dietro, o aveva dietro, non so bene com'è la situazione, questo network che era il Video Games Party, se non sbaglio, non ne sono sicuro, nel caso correggetemi. E nulla, innanzitutto questa è stata la prima cosa che mi ha fatto un po' stortare il naso. Ho preso anche altri appunti. Per esempio, nel primo video questo signore, il signor Zolletta, dice: ho studiato parecchio il web e le sue dinamiche. Quindi io credo che il signor Zolletta sappia di cosa io stia parlando quando faccio riferimento a Francesco Sole. Ma le cose che mi hanno lasciato più perplesso invece appartengono al secondo video e costituiscono il motivo che mi ha portato a disiscrivermi subito dalla sua pagina. Cioè, io sono rimasto iscritto alla sua pagina per circa 1 minuto, 2 minuti al massimo, non di più. Innanzitutto, il secondo video è fatto con De Carli. Ok, ma come è fatto con De Carli?
Vediamo questo signore sul set chiuso, un set chiuso, nel quale De Carli stava facendo un suo video, immagino. Ma allora mi sorge spontanea la prima domanda: come ha fatto questo signore, che non c'entra nulla con De Carli, fa la scenetta, che non conosce De Carli, si sono appena incontrati, ok? Come fa questo signore a essere sul set chiuso del video di De Carli? Prima incongruenza. Seconda incongruenza invece. Questo signore chiede appunto a De Carli di fare il suo gesto tipico, quello del castoro, una faccia che fa lui appunto per intrattenere i suoi follower, e gli chiede appunto se riesce a inventare un animale, qualcosa che possa mimare anche lui. E De Carli subito, pronto, via, fai la tartaruga. Così, pronto, dal nulla, hai questa prontezza di riflessi senza neanche pensarci 2 volte. Va bene, ok. Terzo punto invece, come vi ho detto appunto siamo sul set chiuso del video di De Carli. Questo signore Zolletta chiede a De Carli se può far parte del suo video, se ha bisogno di comparse. De Carli risponde sì. De Carli risponde sì. Come? Io non credo che funzioni così con le comparse, credo comunque ci sia bisogno di fare un contratto perché viene considerato un lavoro. Non lo so, non lo so, non capisco. Questa cosa mi ha lasciato davvero perplesso. Quarto punto che mi ha lasciato perplesso. Il signore si presenta nel primo video come un disoccupato padre di 4 figli. Ok, va bene. E cavolo, Zolletta, sei davvero così? Mi dispiace. Guarda, ti capisco. Immagino sia estremamente difficile la tua situazione. Ti dico, è difficile. Io vivo una situazione diversa, io ho 23 anni. Ti dico, è estremamente difficile anche avere 20 anni ora come ora, perché non abbiamo io, la mia generazione, non abbiamo una prospettiva per un futuro ed è qualcosa di devastante, te lo assicuro. Però nulla, questo è un altro discorso. Ok, sei un disoccupato, hai 4 figli. Perché nel video con De Carli hai in mano un iPhone 6S? Che non so bene le tariffe. Io ho un Alcatel, un Alcatel cacone che mi è stato regalato 2 anni fa da un mio amico. Ma io credo che quel cellulare costi 600, 700, 800. Se sei un padre di famiglia disoccupato con 4 figli, forse non è il caso di spendere tutti quei soldi per un telefono. Oppure sei un personaggio costruito. E io credo sia così. E un'altra cosa che mi ha lasciato piuttosto perplesso è stato vedere anche quali erano gli iscritti a questa pagina. Ho visto Clapis, Favij, De Carli, li ho segnati, Edoardo Mecca. Edoardo Mecca non so chi sia, però ho visto che ha 500.000 iscritti, quindi immagino sia uno importante anche lui, e Matte Bise. E ok, ma io sono stato abituato in un modo diverso. Gli youtuber, le Facebook star grosse, tendono a non voler dare visibilità a nessuno, la privatizzano, la tengono per sé. Basti pensare a quanto si è chiuso a riccio YouTube e quante altre persone hanno seguito il suo esempio. Perché allora tutto questo popò di web star da centinaia di migliaia, milioni di iscritti sono andati a iscriversi a questo personaggio? Nulla, può essere che io mi stia sbagliando e vedo il marcio anche dove non c'è, ma Zolletta, davvero, con tutto il bene, tu mi sai davvero di personaggio costruito. E il web non perdona queste cose. Cioè, sicuramente, sicuramente centinaia di migliaia di persone abboccheranno al bait, come hanno abboccato al bait di Francesco Sole, perché era un bait ben costruito, il tuo è un bait anche meglio costruito di quello di Sole. Però nulla, tutto qua. Io volevo solo condividere con voi che mi guardate, il mio vecchio pubblico e magari se si aggiungerà qualcuno nuovo, quella che è stata la mia esperienza con questo personaggio, quelle che sono le mie considerazioni appunto. E sarei curioso di sapere cosa ne pensate voi, cosa avete pensato guardando questo video, cosa avete pensato vedendo questo personaggio, il suo modo di approcciarsi al contesto web, al contesto social. E nulla, io ho detto tutto quello che avevo da dirvi. Che altro? Se vi va di aiutarmi in qualche modo, dandomi visibilità, se vi va di condividere questo video, se no vabbè, fa nulla, non importa. E nulla, tornerò
tornerò, sono tornato perché l'ho fatto, questo è un video. Sto tornando a fare video, non so ancora con che frequenza, non so ancora nulla, niente di niente. Infatti adesso sto registrando che sono seduto sul letto, non ho ancora preparato neanche una postazione adeguata a fare video e sono anche molto imbarazzato perché è da tanto che non li faccio, non sono più abituato, non sono più abituato ad approcciarmi a un pubblico, a chi c'è dietro lo schermo. E nulla, spero che sarete abbastanza clementi nei miei confronti e non mi darete troppo addosso se il video è fatto male, se non so più parlare, se la qualità è brutta. Vi chiedo scusa di tutto quello che io possa sbagliare. Tutto qui, vi saluto, alla prossima. Ciao ciao! Mentre invece la Fabri appunto aveva dietro, dietro ancora, non so bene come funziona la cosa, un network che credo sia Games Week, non sono sicuro, oddio cavolo, come si chiamava?